Amiche di Filo, oggi vi propongo come progetto una borsa. È un'idea veramente carina, è una borsa molto versatile, la potete fare più grande, più piccola, il procedimento è praticamente lo stesso. L'idea in più è che io vado a recuperare dei tessuti che non sono particolarmente grandi e quindi li combinerò insieme per realizzare questa borsa. Alla fine del video vediamo il risultato insieme. Allora, io ho preparato questo cartamodello che trovate qui nella casella delle informazioni. Lo potete rimpicciolire, aumentare come dimensioni, basta semplicemente impostare la stampa di dimensioni maggiori o minori, quindi in percentuale, dipende poi dal tipo di borsa che volete ottenere. Un'altra cosa interessante è che, come tutti i miei cartamodelli, contiene già i margini di cucitura. Poi alla fine del video vi dico quale sarà la misura di questa borsa che realizziamo insieme. Come vi ho già anticipato, io per fare questa borsa utilizzerò, ecco, questo tessuto qui che, come vedete, è rimasta, è una rimanenza, è una fascia di tessuto. Però l'importante è che, sovrapponendo questo cartamodello, vedete, rimane tutto all'interno. Allora, ho ritagliato le due parti più scure e le due di quest'altro tessuto, semplicemente sovrapponendo il cartamodello in questo modo. Ho messo i tessuti dritto su dritto, ho sovrapposto ed ho ritagliato lungo il contorno. Quindi anche questo l'ho ritagliato allo stesso modo. Per questo tessuto nero, diciamo, è difficile poi riconoscere qual è la parte dritta del tessuto da quella sul rovescio. Io, quando l'ho sovrapposta, prima di ritagliarlo, ho indicato proprio una lettera R per dire che è rovescio, e anche su quest'altro lato ho scritto rovescio. Quindi, come prima, sovrappongo il cartamodello e ritaglio con i margini già compresi. Quindi ecco ritagliati anche queste due parti qui. Ora devo unire dritto su dritto questa parte, così. Blocco i tessuti. Vedete, questo è il rovescio, quindi ho messo dritto su dritto. E con questo faccio la stessa operazione, cioè sovrappongo dritto su dritto e quindi faccio una cucitura su questa parte e su questa, e poi apro e ribatto. Tutta questa cucitura dall'inizio alla fine e anche questa qui con il piedino proprio posizionandomi sul bordo del tessuto. Adesso apro queste due parti e apro anche questa cucitura qui. Sistemo per bene i tessuti in questo modo, eventualmente stirando, e adesso effettuo un'ulteriore cucitura su questo lato e su questo. Di ribattitura che, come vedete, vanno a rifinire proprio alla perfezione il mio lavoro, e sulla parte, diciamo, all'interno invece si vedrà in questo modo. Queste due parti esterne della borsa devono essere rinforzate. In particolare, io metterò questa teletta qui che è termoadesiva, ed in particolare è questa. Vi lascio poi il link nella casella delle informazioni, 60 grammi per metro quadro. Questa si applica semplicemente, questa parte c'è la colla sul retro del tessuto, si passa il ferro da stiro e si applica. Vi lascio il tutorial qui sotto se non l'avete mai fatto. Dato questo, io metterò all'interno anche questo trapuntino perché mi servirà per dare un pochino di corpo. Se non avete questo trapuntino, lo potete mettere altri tipi di imbottitura, diciamo, di queste qui semplici che vanno all'interno. Anche di queste vi lascio tutti i link qui sotto, insomma, poi consultate quella che preferite. Potete però sostituire questa più questa con questo tessuto, questa imbottitura qui, che è
si applica sempre con il ferro da stiro, ma come vedete ha una consistenza diversa. Quindi mettete questo al posto delle due, sempre sul retro, applicandolo con il ferro da stiro. In questo caso vi consiglio di passare il ferro su quest'altro lato in modo da sciogliere bene la parte della colla. Quindi questa parte esterna va rinforzata. Come il tessuto già prende corpo con il fatto che ho applicato sul retro questo rinforzo. E un'altra cosa vi voglio far notare è che nell'applicare il rinforzo non arrivava fino a qui, quindi qui ho messo un altro pezzo che avevo, l'ho semplicemente accostato e con il ferro da stiro l'ho applicato. Quindi le due parti esterne sono rinforzate. Adesso prepariamo le parti interne. All'interno metto questo tessuto che, come vedete, è un tessuto abbastanza leggero e neutro, è un tessuto di cotone. Lo vado a sovrapporre due pezzi, vedete, dritto su dritto. Sovrappongo una parte di quelle che ho preparato per l'esterno, la sovrappongo così, la fisso con uno e anche più spilli e vado a tracciare tutto quanto questo contorno e poi a ritagliare su quelle linee lì che ho fatto. Quindi le vado a ritagliare come queste. Ritagliato le due parti da mettere all'interno, vedete, dritto su dritto, per ricordare ho scritto rovescio sia su questo lato che su questo, e poi ho ritagliato anche questo trapuntino che mi servirà a dare corpo, quindi sono perfettamente uguali. Ora su questa parte di tessuto che metto un ritaglio di 26x17 cm. E la utilizzerò per fare una tasca da mettere qui all'interno, eventualmente con due scomparti. Ho rifinito solo questa parte alta con una cucitura ed ora sistemo questa proprio a circa 5-6 cm da questa zona. Vado prima a, vedete, ad allineare così il centro a 5 cm, cerco di metterla in orizzontale, sistemo questi bordi che ho stirato. E adesso faccio una cucitura qui tutto attorno e anche qui, se voglio, una cucitura centrale per poter mettere il cellulare o altro. Questa qui ovviamente, se voglio farla, devo marcare, quindi allineo così con il tessuto, eventualmente mi allineo anche con questo e la faccio proprio centrale, ma questa la potete fare più spostata, meno spostata e così via. Quindi questa cucitura e questa qui. Fare questa cucitura ho spostato l'ago verso destra e mi sono mossa così lungo questo bordo, ago in basso, sono passata così fino ad arrivare qui e bloccare il punto. Su questa parte alta ho fatto una piccola cucitura a circa un centimetro da qui e a 2 cm e ho tracciato proprio questa diagonale, bloccando all'inizio e alla fine, e l'ho fatto anche su quest'altro lato perché in modo tale da rinforzare per bene i tessuti. Ve lo faccio vedere sul retro, ecco, vedete, ho fatto questa cucitura così fino a questo punto qua, e poi c'è questa parte centrale che avevo marcato, cucitura bloccata, e sono arrivata qui e quindi ottengo queste due tasche qui. All'interno di questa borsa vi potete eventualmente anche applicare la tasca con cerniera. Se lo volete fare, vi lascio il tutorial qui nella casella delle informazioni. Questi io prendo le due placchette che vanno all'interno, mi metto con una posizione ben definita qui, quindi ad esempio a 2,5 cm, qua prendo la placchetta, la vado a posizionare centrando proprio il centro qui sul 2,5, ecco, su questa marca che ho fatto, e faccio queste due marche qui laterali, e a questo punto, utilizzando delle forbici, faccio proprio un piccolo taglietto sul tessuto ed inserisco questo all'interno. Qui sul retro, per evitare che il tessuto si rovini, vado a sistemare questo ritaglio di imbottitura. Allo stesso modo marco i punti da tagliare, richiudo così il taglio e lo vado a collocare qui sul retro.
Ecco qui, fatto questo, metto la placchetta e apro, ai, apro per bene queste. Ed ecco qua, la prima parte è applicata. Sull'altra parte di fodera, sempre nella parte interna, sempre al centro a 2,50, eccetera, eccetera, vado a posizionare questo allo stesso modo. Che l'altra fodera è sistemata. Mi raccomando, mettetelo nella stessa posizione, altrimenti poi si chiuderà un pochino storta. Come vedete, questo qua, se lo sovrapponete così, è perfetto. Per chi come me utilizza anche il trapuntino per rinforzare, mettete il trapuntino che avete ritagliato sotto, sovrapponete la parte del dritto verso di voi di questo tessuto interno, bloccate per bene, bloccate così tutto attorno, sia per questa parte che per questa ovviamente. E poi fate una bella cucitura così lungo tutto il bordo per fissarli insieme. Ho applicato con questa cucitura, come vedete, con il punto dritto tutto attorno, ho fatto ed ho unito la parte imbottita con questa, e quindi rimane bello, diciamo, rinforzato, consistente anche la parte interna. Con l'imbottitura può capitare però che qualche parte, vedete, rimane più sporgente rispetto al tessuto. Come riferimento avete sempre il tessuto, e questa parte qui semplicemente la eliminate, arrivando sempre così dove c'è il tessuto. Quindi faccio, elimino tutti questi eccessi qua. Muovo per bene dritto su dritto così e blocco i tessuti con gli spilli oppure con le pinzette, con quello che volete. Blocco anche qua in basso allineando. E qui su questa parte laterale, alla macchina da cucire faccio tutta questa cucitura, questa qui sul lato, e qui in basso faccio la cucitura lasciando però circa 15 centimetri di apertura per poter svoltare. Quindi blocco e faccio questa cucitura, blocco e faccio questa cucitura. Visto che vado alla macchina da cucire, preparo anche la parte interna, quindi metto anche in questo caso dritto su dritto, faccio questa cucitura, questa, in questo caso nella parte bassa non lascio aperture, quindi faccio anche tutta quanta questa qui. Punto dritto della lunghezza di 3,5. Terminato le cuciture, ho fatto questa cucitura con una lunghezza di 3,5, bloccandolo tutto all'inizio e alla fine, tutte quante le cuciture. Per la parte esterna, ora apro gli angoli alla base in questa maniera, mando il tessuto uno su un lato, uno sull'altro, e faccio coincidere questa cucitura qui. Sistemo in questo modo e faccio una bella cucitura alla macchina da cucire. Stessa operazione su quest'altro angoletto. Per la parte interna ho fatto le stesse cuciture, ma ho lasciato questa apertura qui in basso che mi servirà per risvoltare. Un'osservazione vi voglio fare: vedete questa prima cucitura qui? Questa è quella che ho fatto inizialmente per bloccare il tessuto interno con l'imbottitura. Questa qui che ho fatto deve essere un pochino più verso l'interno, in modo tale da coprire completamente, ecco, questa cucitura che invece vedete qui nel mezzo, quindi per avere un lavoro perfetto. È stato fatto allo stesso modo, quindi apriamo anche in questo caso la base. E spostiamo, in questo caso apriamo, siccome è bello imbottito, apriamo in questo modo, blocco, cucitura, e anche su quest'altro lato qua. Ecco qui cucite le basi, come vedete questo bordino l'ho mandato su questo lato e questo sull'altro, bloccato per bene il punto. E questa è la parte invece della interna imbottita dove ho aperto le cuciture. Preparo ora i manici.
questa cinta qui che è larga 2,5 cm ed è lunga 53 cm. Potete modificare sia la larghezza che la lunghezza in base ai vostri gusti. E questa si può applicare così direttamente, ma io la voglio abbellire, quindi ho ritagliato questo tessuto che ho utilizzato anche all'esterno e l'ho fatto di 4 cm. 4 cm in modo tale che poi sul retro con il ferro da stiro vado a ripiegare questo bordo e questo fino, vedete, a richiuderlo per bene così. E poi lo applico qui su questa cinta con due cuciture parallele. Ecco qui il risultato su di un lato e sull'altro. Qui purtroppo non ho usato un filo in tinta, altrimenti era proprio impercettibile questa cucitura. Comunque questo è il risultato. Sulla parte esterna della borsa apro così e vado ad applicare la cinta. Nel mio caso la parte decorata va verso l'interno, la sistemo proprio verso il centro di questa cucitura qui. La faccio sporgere anche per circa 1 cm in modo tale da avere una bella presa. Mantengo per bene così e questo lo applico su quest'altro lato, sempre al centro. E faccio sporgere una bella cucitura e anche di qua in modo da bloccare per bene il manico. Questo è bloccato, mi raccomando, mettetelo per bene in posizione, vedete, deve andare per bene dritto così. Ed ora assemblo la parte interna, la rimetto sul dritto. E la inserisco qui all'interno, quindi sistemerò il dritto del tessuto con il dritto e faccio combaciare proprio questa parte qui in alto. Blocco. Sistemato per bene, vedete tutte le parti e le ho fatte coincidere e le ho bloccate. Adesso alla macchina da cucire faccio una cucitura su tutto questo percorso qui. Tutto questo contorno qui non lascerò alcuna apertura. Con il braccio libero è sicuramente più facile, quindi inizio così, mi metto sul bordo del piedino o ad 1 cm. Quindi ecco la cucitura tutta attorno realizzata con un bel punto dritto della lunghezza di 3,5. È necessario fare questo taglio qui praticamente fino alla cucitura, ovviamente senza tagliarla, e anche su quest'altro lato. Poi si possono togliere questi angoletti qui, giusto per evitare di avere degli eccessi. Per unire la base, la fodera con la parte esterna, vedete, tiro fuori la parte interna su questo lato, quindi sullo stesso lato, la porto qui in basso e la unisco così e faccio una cucitura. La stessa operazione faccio su quest'altro lato, cioè definisco la base interna, la vado ad unire con la base esterna, così, cucitura. Ecco qui la cucitura e anche su quest'altro lato. Mi raccomando, non andate oltre quella che avevate fatto prima, perché questo serve solo per fissare interna la base. Trovate questa apertura e da questa apertura fate passare tutto quanto il tessuto così con delicatezza blu, blu, e passiamo sul dritto. Oppla, ecco qua.
Vedete? La parte interna e quella esterna sono perfettamente attaccate. Prima di chiudere questa apertura, mi raccomando, fate uscire qua in alto la parte degli angoletti, sia di qua che di qua. Sistemo tutto quanto questo bordo, questo qui stiro eventualmente, blocco con degli spilli e vado a rifare una ribattitura su tutto questo contorno. Quindi metto per bene, vedete, tessuto così e vado a ribattere su tutto questo contorno qui in alto. Guardate tutte queste cuciture, guardate che bellezza che è questa borsa. E poi la chiudiamo così in un attimo. Tessuto i due tessuti, i due queste